super, sunt Răzvan Marin și astăzi vom juca împreună Call of Duty Black Ops 3. Să mergem înainte. Il biopotenziamento umano è diventato una pratica comune nel mondo sviluppato. La portata di questo disastro ha sopraffatto le autorità. Le super tempeste funestano la regione, ostacolando i soccorsi. Viviamo nell'incertezza. Il futuro dipende dalle scelte che compiamo. Con il continuo aumentare della popolazione, si moltiplicano le megacittà. Le condizioni estreme hanno provocato grandi esodi di massa. Le basi dell'accordo erano in allerta. Il sistema DEAD ha neutralizzato l'attacco quasi immediatamente. Nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine hanno causato altre vittime. Ebbene sì, questa è una nuova guerra fredda. Anche se spesso non possiamo vederli, i nemici sono là fuori. Sono Jacob Hendrix, il nuovo capo. Questo è il ministro egiziano Said, preso in ostaggio dall'NRC 2 giorni fa. Dopo le recenti rivolte al Cairo, vorranno farne un esempio. Punirlo. Noi dobbiamo impedirlo. Tanto per chiarirci, se dovesse andar male, voi non esistete. Diamoci da fare! Taylor, diversivo riuscito. Mezzo a terra. Confermato, le sentinelle stanno andando a controllare. Puntate al palco, prendetelo prima che si rompa. O che lo rompano. Va bene, ci vediamo più tardi. Confermato. Lo schianto li tiene occupati. Intanto con queste uniformi passeremo inosservati. Almeno finché non apriremo bocca. Allora tieni la cucina. La stazione di sicurezza è di là, nei tunnel. Una volta lì, potremo scoprire la posizione esatta del ministro. Testa e armi basse. Sangue freddo, fino al recupero. Ti seguo. Non facciamoci vedere. Bineînțeles, deci pot să-l bag și în 4K, 3840x2060, dar prefer să joc pe Full HD, că merge mai bine. Și totul este la maxim. Și cam atât. Mai ce modifică, că nu am făcut modifică numai un pic. No. Ok. Taylor, siamo alla stazione di sicurezza. Entriamo. Ricevuto, Hendrix. Su, coraggio. Io sono pronto. Io mi ero pronto. Mi ero legato. Disattivo gli allarmi del piano. Tu collegati e trova il ministro.
Taylor, cerchiamo il pacco. In attesa di riconoscimento facciale. Altri ostaggi. Pensavo ci fosse solo il ministro. Sì, anch'io. Guarda quei poveracci. L'NRC non va mai per il sottile. Taylor, sapevi degli altri prigionieri? Il ministro è l'unica priorità. Ricevuto. Il prossimo feed. Lasceremo che li torturino a morte. Abbiamo degli ordini. Negativo. Eccolo, è il ministro. Lo spostano. Dobbiamo scoprire dove lo portano. Bingo. L'abbiamo trovato. Andiamo a prenderlo. Tra quanto? 2 minuti. 2 minuti. Il cronometro. La simpatia non è il suo forte. Sembri parlare per esperienza personale. Fidati. È così. Ci messo un po' scasci noi? Apre subito un medico! Niente male, cosa dice? Mitragliere, lassù! Ecco le celle, dietro di me! Le cianzine chi sposta? Ora vai nella sala osservazione. Il ministro. Ah, non sala da osservare. Che si entra. Li avete invasi? Cliccandoci a reagire così. Non posso. L'interrogatore dalle spalle alla porta. Due sentinelle con la guardia abbassata. Sei un vigliacco. Al mio segnale. 3, 2, via! Siamo qui per salvarla. Faccia come dico e se la caverà. E il tenente Khalil? E gli altri? No, non c'è tempo. Khalil è stato un eroe della rivolta del Cairo. Sapete che questo lo rende molto prezioso per la loro propaganda. Lo faranno diventare un esempio. Cazzo! Ok, andiamo. Sovrappocali io, soldato. Mi ha parato.
Qui! È lui! Alla porta! Ti copro io! Tiro giù quel poveraccio! E sbrigati, tira all'uccio, dai. Ministro! Khalil! Hendrix! Puoi combattere, Khalil? Sempre. Prendiamo un'arma da quell'armadietto e riprogrammiamola con i tuoi dati. L'arma è data. Ormai ci stanno addosso! Andiamo! Taylor, pacco in arrivo, con uno in più. Uno in più. Dovevate prendere solamente il ministro. Si tratta del tenente Khalil. Ti dice qualcosa? Muovetevi. Ci vediamo di sopra. Quel deposito sarà ben difeso. Pronti a far fuoco. Pronti, dai, tracciami. Sono pronto! Ci siamo! C'è il portacarichi! Il montacarichi ci porterà sull'hangar! Montacarichi, lo stai che non è... L'NR vuole impedirci di salire. Giù le armi! Abbassatele! Subito! Facciamole, siamo morti. Fidati. È meglio fare come dico. Giù le armi. Avanti. Siete in ritardo. Ho vanità storica. Sei tu ad essere in anticipo. Felice di vederti, Jacob. Anch'io, John. Sembri diverso. Vedi ancora, Rachel? Non ha funzionato. Che peccato. Una recluta. Non rimpiango quando ti prendevi cura di me. Non è divertente. Che mi dite del recupero? Cariche pronte. Andiamo, abbiamo 10 minuti. Diaz, devi fare da babysitter! Forza! Resta vicino. Prossimo hangar! Seguimi, passeremo da sopra! Granata! Granata! State tutti dietro di me!
adeguati, a quelli ci penso io, dai! Le nostre armi sono inefficaci contro quell'APC! Dobbiamo abbattere quel Beetle! Puntare ai missili! APC è andato! Diaz, sono in posizione. Ricevuto. Hendrix, appuntamento con Hall dall'altra parte dell'hangar. Datevi una mossa, ok? Quel furgone è mio. Datemi copertura. Fine dell'incontro. Andate al ponte. Io li tengo occupati. Più avanti, oltre il ponte. Maretti ti porterà fin laggiù. Il recupero avverrà oltre il ponte. Ce li avremo sempre alle costole. Abbiamo piazzato delle cariche per coprirci la fuga. Le faremo saltare appena avremo attraversato il ponte. Nessuno ci seguirà. Facciamolo saltare, andremo al recupero secondario. Taylor, recupero primario compromesso. Passiamo al secondo. Ricevuto, appuntamento a Hotel Tango. Useremo gli APC. Ricevuto. Accedo ai sistemi elettrici dell'edificio. Occhio, abbiamo nemici multipli nella stanza comunicazioni. Le luci! Cosa? Vuoi farci combattere al buio? Più o meno. Vi trasmetto il feed tattico. Ricorda, loro non hanno visori notturni. Con calma, uno alla volta. Approfittiamone. Disattivazione feed tattico. E adesso? Quel Beetle ci blocca qui. Calmi, non sparate, ce l'ho. Taylor, squadra Alfa 2 riunita per il recupero. Stiamo calmi, eh, Taylor? Il recupero è alla torre satellitare. Prenderemo un veicolo e riporteremo là. Non mi hai risposto, John. Forza! Il punto secondario è più avanti. Sentito? Me lo sei immaginato, Maretti. Mi sa che il cervello ti sta andando a puttane.
Ehi! Fanculo! Silenzio! Lo sento anch'io! Ascoltate! Porca puttana! Contatto! Contatto! Un robot d'assalto NRC! Un mucchio di robot! Dobbiamo aprire quella porta! Dateci fuoco di copertura! Dentro! Dai, dai, dai! Al punto di recupero! Noi pensiamo ai robot! Taylor, via libera, ce la caviamo. Ci sono altri ostaggi. Potreste liberarli voi. Non sono una priorità. Lo so benissimo, ma sono pur sempre persone, cazzo! Ormai hai perso ogni briciolo di umanità. Ok, cambio di programma. Hendrix, voi preoccupatevi di portare il ministro al sicuro. Noi torneremo per gli ostaggi. Altri robot? Nessun problema, sono pane per i nostri denti. Uscite da qui, via! Io guido, tu usa una torretta! Va bene, uso una torretta. Io sparo. Occhio! Abbiamo un sacco di robot che ce l'hanno con noi! Fuoco su quel Beetle! Occhio, facciamo una deviazione! Avvicina a destra! Fuoco! Bella mira, cazzo! Beetle in arrivo! Attacchiamolo! Merda! Questo affare si è fermato! Un attimo! Hendrix, mettilo in funzione! Che cazzo sto facendo, secondo te? Dai, parti, stronzo! Respingeli! Questa merda non può mollarci qui! Primo passaggio imminente. Tenetevi pronti. Capsula sganciata. Spazio aereo non praticabile. Il drone farà un secondo passaggio. Rinforzi NRC in arrivo da sinistra. Ministro, tutto bene? Può muoversi? Sto bene. Sto bene, vi prego. Portatemi via da qui. Muoviamoci! Andiamo via, presto! Respingi! Serve il ministro in posizione! Il drone concentra il fuoco su bersagli immobili. Facciamola finita, gente! Non mollare, manca poco! Ministro quasi al sicuro! Devi tenere a bada quei bastardi! Il drone in posizione, pronto al recupero. Libero! Ti voglio subito qui! Vieni subito qui! Dai, dai, dai! No, aspetta! Drone pronto a negativo. Spazio aereo compromesso. No, no, merda! Vai all'ABC! Via da lì, subito! Taylor, la mia squadra è ancora a recupero. Altri robot NRC in arrivo. Arriviamo, due minuti. Tenete duro, non morirete oggi. Ah!
Tieni duro. Resisti. Da. Čekam tebi na prima misione. Și ca să vedem pe cea de-a doua, o să fie în episodul următor. O să fie episodul 2 cu misiunea a doua. Eu vă mulțumesc pentru audiție și vă doresc o zi bună. La revedere!